Ministero, che ringrazio immediatamente per averlo messo a disposizione, per ospitarci in questo per me personalmente importantissimo rapporto. Adesso dirò anche due parole perché. Prima cosa, voglio dirvi che siamo in streaming, quindi se c'è qualcuno che ha obiezioni, e naturalmente senza occhiali folgoro chiunque, se ci sono obiezioni non mi venga detto, spero di no. No, non ci sono obiezioni, quindi possiamo andare avanti. Dicevo prima, saluto innanzitutto il sottosegretario Barbara Degani, che non solo ci accompagna da tantissimo tempo in tutte le nostre attività di reporting, ma ci ha accompagnato in maniera estremamente significativa assieme ad altro un gruppo di senatori alla conclusione del penultimo passo importantissimo della legge del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale. Questo va riconosciuto, pur essendo stato il DDL 1458 stagnante al Senato, in realtà il lavoro dei senatori è stato calzante e continuo. Non è affatto vero che ci sia stata una flessione, devo dire al sottosegretario si è battuto tutte le direzioni, così identifico questo, in modo tale che il DDL potesse passare in ultima lettura alla Camera, cosa che è venuta il 16 giugno, quindi dal 16 giugno non so ancora se è pubblicato in Gazzetta, spero che ci sia giorni, quindi non so dirvi il numero della legge, però è legge il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, già sistema delle agenzie per i controlli ambientali, ma mai formulato da una legge primaria quanto carente nella legge 61 di oltre 20 anni fa, e quindi credo che sia un passaggio estremamente importante. È plasticamente rappresentato anche da questo tavolo, se volete. Questa è una piccola sintesi del, diciamo, del nodo politico, no, di rappresentanza e del sistema stesso. Alla mia destra c'è il direttore generale dell'ISPRA, pro tempore, Stefano Laporta, a sinistra ci sono i pro tempore direttori generali delle agenzie regionali, rappresentanti delle agenzie regionali, nonché il presidente e vicepresidente di ASOAP. Credo che la più plastica rappresentazione, e quindi di una volontà che i colleghi dell'ISPRA sanno, in cui questo rapporto sui rifiuti speciali, a cui attribuisco particolare importanza, ringraziando tutti i presenti che saranno con me nella tavola rotonda, quindi ne parleremo in quella sede adeguatamente. Normalmente si discute moltissimo dei rifiuti urbani, mentre i rifiuti speciali sono sempre stati qualcosa di sotterraneo, mentre una realtà estremamente consistente e importante con la quale poi ci confrontiamo in fasi successive, perché non si può dire che eventi fin troppo si è parlati come la Terra dei Fuochi siano riportabili ai rifiuti urbani, no? Sono riportabili invece a dinamiche industriali del paese, a dinamiche complessive di politiche mitigazione di quelli che possono essere gli impatti conseguenti alle produzioni di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. E qui c'è un altro aspetto che ho discusso in molte sedi, a Pisa e in altri luoghi. Normalmente quando si parla di rifiuti speciali sono pericolosi. No, i rifiuti speciali, anzi è bene distinguerli molto bene, si dividono in queste due categorie, di cui la seconda, i rifiuti pericolosi, è, adesso vado d'occhio, ma è 15 volte, tra le 10 e le 15 volte inferiore a quella dei rifiuti speciali non pericolosi, e quindi questa rappresentazione mi sembra estremamente importante. E quindi questo rapporto per me è uno dei rapporti a cui mi lega anche qua c'è Edo Ronchi che saluto, lui ministro, decreto Ronchi, no? Mezzogiorno d'Italia, l'avvio del rapporto anche Legambiente sulle ecomafie. Cioè c'era un periodo allora in cui nel Mezzogiorno d'Italia ci si poneva un problema che andava dalla Puglia alla Basilicata alla Campania e oltre, no? Relativamente a ciò qual era il rapporto tra le diverse parti del paese, proprio anche da questo punto di vista. Quindi è un rapporto a cui attribuisco molta importanza e che, attribuendo molta importanza, ritengo che chi mi succederà alla presidenza di ISPRA dovrà, e quindi alla presidenza del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dovrà fare in modo che questo rapporto sia un rapporto
di sistema, esattamente come il rapporto sull'ambiente urbano e come sugli altri rapporti che stiamo portando al sistema, consumo di suolo, fitofarmaci, stiamo tentando di portare ciò che era in parte nella prassi, ciò che era nella prassi volontariamente abbiamo condiviso in maniera profonda e ciò che hanno parzialmente condiviso, che deve essere condiviso per il paese. Questo è il rapporto molto forte con associazioni ambientaliste varie o associazioni, diciamo, di supporto o rappresentanze delle categorie, penso alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ma d'altra parte penso a Confindustria, penso quindi al mondo variegato, ho parlato di Legambiente, ma parlo anche, no, di altri mondi, che ieri ho rivendicato di nuovo in un'altra sede. Noi non solo non vediamo come antagonisti, ma vediamo come molto vicini, anzi con una funzione che noi non possiamo svolgere, che è quella del trasferimento del contatto o all'impresa, al soggetto o al cittadino, quindi nella responsabilità. Io con Legambiente, Protezione Civile, abbiamo fatto moltissimo sui piani d'emergenza, sulla pulizia dei fiumi, sulla manutenzione, è un contatto col cittadino che è estremamente importante. La cosa che rivendico, anche rispetto ad altri soggetti, fratelli con i quali condividiamo tanto, è che ci venga riconosciuto il ruolo che oggi la legge ci assegna. I monitoraggi ufficiali sono quelli del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, i dati relativi alle matrici ambientali e connessi ufficiali sono quelli del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, l'attività di reporting ufficiale per il Paese deve essere quella del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Noi ci metteremo tutta la volontà perché sia il meglio possibile, non da soli. Le tavole rotonde vorrei che non esistessero solo nei momenti dei rapporti, credo che chi vive con me altre realtà, anche in presidenza del Consiglio, sa cosa vedo, ma dei tavoli in cui concertiamo e scegliamo assieme anche gli strumenti necessari per l'integrazione tra questo sistema e il sistema delle produzioni o i cittadini e l'opinione pubblica. Allora, detto questo, ci tenevo molto a dirlo, vorrei anche che questo fosse riconosciuto. Troppe volte, devo dire, ho sofferto anche con fraternissimi amici il fatto che lo sforzo che si fa all'interno nell'avere dati affidabili e ufficiali non sia riconosciuto, siano dati semplicemente come dati che non si sa da dove nascono. Allora, questo ha un doppio difetto, non è tanto mettere il cappello, ha il doppio difetto di da una parte deresponsabilizzare il sistema, cioè nel senso che il sistema, se da un dato, sa che da un dato rispetto al quale il paese agisce, quindi ne assume la responsabilità piena, quindi lo metto prima dalla mia parte. E dall'altra parte, se mi consentite, è anche bene che il paese sappia che c'è un mondo di 10.000 persone che tutti i giorni va in campagna, tutti i giorni fa misure, tutti i giorni, no, si mette i guanti, tutti i giorni fa cose diversissime che vanno dall'anagrafe delle specie invasive aliene sino ai depuratori e all'analisi dei depuratori. Io credo che questo sia il messaggio che voglio dare in questa occasione, prima di lasciare la parola a Barbara Degani, però credo che questo sia stato da parte mia doveroso in questa circostanza. Barbara.